inviato per i passi, quelli delle Marche, quelli dell'Umbria e quelli della Sicilia. Ecco. Si tenga presente che poi si, per far guardare il cerchio complessivamente, liberalità è un paese dove c'è il bonus elettrico, il bonus idrico, un ragionamento sul pro capite relativo ai rifiuti, eccetera, eccetera, ci si arriva perché si compiono alcune scelte. Dopo. Grazie. Grazie. Bisogna restituire, sono delle banche, le tariffe possono crescere, ma comunque la
oppure anticipare il problema della disponibilità delle risorse. Questo se non ci sono finanziamenti pubblici. Dobbiamo tener conto che su 20 milioni di euro di investimenti che Monte Servizi può fare, perché anche come capacità di produzione di investimenti, avendo anche soldi infiniti, può produrre quelli, 10 sono finalizzati per mantenere il sistema in uno stato così com'è. Per cui ne rimangono 10 per nuove opere. Solo l'investimento degli sversamenti fognari ne costa 40. Andare a cercare altre fonti di risorse o realizzare degli base sono investimenti che si aumentano, cioè svariate decine di milioni. Sarà un problema di scelta strategica, ancora sinceramente nel 2019 non ci abbiamo pensato. Bisogna anche vedere quanto lo Stato potrà dedicare a queste, al settore idrico, perché se si va avanti solo con la tariffa, tempi si allungano. Presumo che lo Stato, questo è il buono che l'agenda dell'ONU l'abbia messo fra gli obiettivi prioritari, per cui l'Unione Europea lo ribadirà, per cui lo Stato dovrà dedicare una parte del suo bilancio per questi interventi. Chiaro che dipende lo Stato dove fa investire. Prima, se lo Stato dice prima ci sarà da bere per tutti, poi pensiamo agli scarichi degli agglomerati di 1000 abitanti, lo Stato finanzierà quelle opere. Se invece l'Est dirà, decidete voi, vedremo noi dov'è più cosa. Per il discorso degli sversamenti fognari, c'è stato un dibattito lungo nel Consiglio Comunale, il vicepresidente non saprà che ancora di fare un'area su quale è la scelta ottimale, perché sono interventi molto invasivi per le città. Cioè, anche perché c'era fra le ipotesi alternative quelle di separare tutta la rete del comune di Falconara, il comune di scoperchiare la città, imporre a ogni unità abitativa di separare le scariche bianche e nere. Per quello che i tempi sono lunghetti, perché non è che basta fare una vasca con quattro pompe, cioè fare una vasca con comune di Falconara non serve. Il mare è subito attaccato alla città, la ferrovia che è comunque un'infrastruttura difficilmente sezionabile, spazi limitatissimi, comunque insomma, quindi per quell'intervento lì se non arrivano fonti esterne, tempi a 5 milioni all'anno, cioè, io vedo l'esperienza di Rimini come altre dimensioni, però lì un intervento che è costato 150 milioni di euro, lo Stato ne ha dati 30 o 40, come di Rimini ne ha dati 20, era ne ha messi ne anticipati 30, ma neanche, cioè ci sono altre fonti, se no uno dice va bene, me ne frego, aumento le tariffe del 20%, che potrebbe non essere giusto, però poi bisogna poi difendere, per cui quando si ragiona di risorse limitate, il problema delle scelte è importante. Per quanto riguarda la tariffa, poi chiudo, per anticipare un po' dove stiamo andando, la normativa dell'autorità prevede, faccio un gran piacere perché lei è stato precursore, una tariffa pro capo, per cui, come principio, per cui si va verso una tariffa articolata oltre che per usi anche per numero di componenti per i residenti, per cui chi ha un componente solo avrà delle fasce dimensionate per un componente solo, per tutta la tariffa. La qualcosa complica moltissimo il lavoro per i gestori, perché a parte fare la fotografia al momento zero, che non è una cosa da poco, poi la realtà dinamica, perché la gente si sposta, cambia, nascono i figli, muoiono gli anziani, e richiede un sacco di lavoro. Per cui l'autorità ha previsto un periodo di transizione in cui si può applicare un programma che standard, devo dire, dimensionare le fasce ipotizzando una potenza media di 3 persone. Fino al 2022, per consentire ai gestori di costruire una base dati, prima cosa, che è una cosa da poco, e mettere su un sistema informativo che consente un aggiornamento di questa base dati
fatta fotografia, mentre su un sistema informativo per gestire tutti i cambiamenti, dopodiché si andrà verso la tariffa pro capite. Quella è il destino. Pronto? Bene, grazie. E si mangia? Sì, c'è un rinfresco offerto dal direttore. Direttamente, grazie. Lo ringraziamo. Qui, è finito.